dal primo momento che ti ho vista ho sentito qualcosa di grande. Volevo combinare il matrimonio tra mia sorella e Gino, così mia sorella mi avrebbe regalato un piccolo gruzzoletto per realizzare il mio sogno. E qual è il tuo sogno, Aldo? Aprire un chiosco di cracca chicche! Però ora è tutto finito, non so dove trovare i soldi. Io ho un'idea. Sì. Possiamo trovare i soldi in tempo breve, prima che il chiosco venga venduto ad altre persone. E come, Cicina? L'ho visto fare in un film. In un film? Sì, ora ti dico. Sì, Cicina. Giù, la luce, si finge morto, virgola, mentre lei, l'innamorata, adesca i clienti, fingendosi disponibile con loro, dietro confesso. Ma una volta portati a casa, ti costringe a fare l'amore sul letto dove riposa il morto. A quel punto il cliente si spaventa e fugge lasciando il denaro. Punto. Tu che ne dici? Sì, funzionava. Una volta trovati i soldi, apriamo il gioco. Amore! Bella idea, Cicina. Ma scusa, ma la casa chi ce la dà? Ma questa, Gino, scusa, amore, ma loro sono partiti per 2 settimane, ma a noi ne basta una sola per agevolare tutti i soldi. È vero, però, amore mio, mi devi fare una promessa. Che non ti innamorerai di nessun altro e che tutti quelli che sceglierai saranno meno belli di me. Promesso, fratello mio. Giusto ieri, all'ufficio postale, ho conosciuto un anziano signore ed è stato facile fargli credere che fossi una di quelli. L'ho invitato a prendere un caffè. Presto, presto, amore, stai lì sul letto. Assumi la posizione da morto, più freddo, più rigido. Aspetta, aspetta. Il fazzoletto. Sì, così. Mi raccomando, rigido, freddo, gelido. Anzi, sai che ti dico? Trattieni anche il respiro. Ma Cicina, così muoio. Ma caro, devi essere credibile. Più freddo.